Non lo so. Dopo un po' è un po' noiosetta. Vabbè, comunque ti mando una nuova missione. Sempre Pierce. Sì. Oh, quella lì. Basta, Pierce. Non so se ti ricordi, professor Jenkins, cosa devi farci. Sì, me lo ricordo bene, comincio a prendere le pistole. No, che figo in due. Che figo, spero sia facile come in uno, perché io certe volte stavo delle 8 volte a rifarlo, perché era difficilotta, la cosa. Beh, adesso questa non penso perché sarà la prima, però sì, ci sono alcune molto difficili. Sì, più che altro perché è come se fossero dei dungeon, diciamola Procedurali. volgarmente, dei dungeon dove hai tutto e tutti contro. Hello Steelport and welcome to Professor Genki's super ethical reality class. Dio santo. Tra l'altro quanto spara a colore la sigla. Fight your way through Professor Genki's super sparkle lab for fun and profit. Now with every woman and tiger shot, your prize money goes up. Tra l'altro ci sono anche i bersagli. Il panda no. Perché non è etico uccidere il panda. Esatto. But if you think it's that easy, you've never seen Genki before. Dio santo, a parte che se esistesse questo programma me lo guarderei costantemente. Però. Sì, però. Pensavo alla gente che ci lavora dentro. Sì, esatto, poveracci. Sembra tipo quel gioco, quel film, cioè, che si chiama Game, dove praticamente una serie di detenuti vengono controllati mentalmente da chiunque e devono fare uno scontrafuoco e tipo chi vince 50 battaglie è libero. Ecco. Ma non lo conosce. No, ma queste pistole. Pensavo. Ok. Non vedo, non vedo. Siamo una destra e una sinistra. Ma sì, dai. Ecco, conviene. Buono. Mi sa che c'è un nemico anche in alto. Tanto devi fare le combo. È vero. E spara. Ah. Ho preso del time bonus. Ah. Cos'è il filtro per? Non lo so. Ah, no, la per... Ah, è la combo. Ho preso un regalo. C'ho un mitra. Ma no, no, no. Più poco. Ah, no. Ho ucciso il panda. Sto per morire. Chi è che spara così? Cosa? Lo dog, lo sapevo. Ma no, ma non è come il tagliatore. Mi bloccano, però. Mi bloccano. Quanto difficile però. Oddio, quanti? Quanti? Oddio, mi stanno per uccidere. Io sto nascosto qua dietro, non mi becca nessuno. Anch'io ho il minimo sindacale. Oddio. Aspetta un attimo. Oddio, qua, muoio. Dai. Cos'è che sta bruciando? Tra l'altro dobbiamo raggiungere i 3000, ma... Perché basta passare nella... Ah, ma non torna alla vita, prendi questo. Questo ci dovrebbe dare la vita, perfetto. Cosa ci dovrebbe dare? No! L'abbiamo fatta, no. 2775. Fagli. C'ha il cecchino, quello. Sì, ma non ci dà lui. Boh, 15 e abbiamo sbloccato la porta finale, eh. Vado! No, fuoco! Ce l'abbiamo fatta comunque. Anche se ho poco di stare per morire, io. Io finisco, finisco. Vada. Vinca per tutti. Finito. Arrivo. Mi chiamano. Pronto, sono tornato più forte di prima. Perfetto. Vabbè, questa poi ti taglio in post produzione. Sì. Boh. Buono, trovo anche Pierce nel menu del telefono. Wow. Contentezza. Che culo. Che dici, ne facciamo un'ultima di questo episodio? Sì. Va bene. Boh. Ah, sì. Voglio prendere una macchina. I'm surprised the syndicate is still standing after all this shit we've thrown at him. I don't see a reason to stop. Not saying we should. Presa. Vai al broken qualcosa.
al Broken Shield Lag. Boh, tra l'altro io ho la musica tipo della radio 6666, quella là, con 32.6. Quella di chiesa, okay, canti di chiesa. Sì. Spero sia corta sta missione, perché... Ah, dallo che gioca freccette. This doesn't seem like your kind of place, Pierce. What's the hate? Beer is cheap, and I'm the best looking motherfucker in here. Vabbè. You may think it's time to kick back, but I'm done toying with these bastards. I want Loren, and I want him now. So where is he? No idea. But 10K says he's hiding out in that big ass skyscraper. Loren's a tactician. He's not gonna hole up in a building that screams, I'm a criminal mastermind. Hey, bitch. It's of the concrete. To hit a powder. I don't have time for a stripper. No, powder's a designer gun store downtown. I saw some of Loren's thugs talking to the owner. There's gotta be something there. All right, let's go shopping. Boh. Andiamo. Ok. Questa missione mi sa che è, non dico lunga, ma è medio, diciamo. Non è come le altre. Più che altro non mi dice dove devo andare. Non ti dice dove devi andare. Ah, perché devi prendere una nuova missione, mi sa. Ah, era questa. Che bella missione, ragazzi. È bella, mi è piaciuta. Andiamo da Shwandi. Mi chiedo perché non ci abbiano dato dei soldi. Shwandi, give me good news. That's a little extreme. Vabbè, dai, questa allora sarà l'ultima missione. Okay. Ma anche lei quando si guida un po' veloce vedete più personaggi tutti sfocati. Sì, chiaro. Ah, è normale, quindi, ok. Sì. A parte che siamo in due su Saint Rock, già Saint Rock credo lo faccia di suo. Poi in due proprio lo uccidi, diciamo. Ho sbagliato. Madò, un macello. No, non qua. Che è successo? Oddio. Buggato un attimo, arrivo. Tutto ok, è successo una cassino. Ah, questa. We're going the back way. You don't think the back's guarded? There's like two punks. What about the inside, motherfucker? Che donna di azione, dai. Put in your tampons and let's do this. Tra l'altro di fronte alla porta di entrata e nessuno se n'è accorto. Sì, in mezzo alla staccata, così. Cioè. Boh. Vabbè, siamo i Saints, controlliamo la città, facciamo quel cazzo che vogliamo. Eccoci. All'attacco. Aspetta che devo selezionare l'arma, eh. No, perché mi ha preso il... Oddio, guarda quanti là in fondo. Adesso è colpa mia. Dice... Effettivamente si sono moltiplicati istantaneamente. Beh, ma perché non li vedevamo, insomma, scusa. Ah, vedi. Ho visto una qua, e infatti... Dov'è che bisogna andare adesso? Giusto. Boom! No. Oh, ma no. Trovo un modo per salire di sopra. Arrivo. Ma stai buono, tu. Sei brutto come la fame. Oddio, lancia ovunque. I cecchini dei Morningstar però sono troppo fighi. Ti ho preso in fronte, come hai fatto? No. Cioè, l'ho preso in fronte e sono anche fottutamente resistenti, tra l'altro. E sono pelati, cioè, non si sa come mai. Cioè, non hanno un casco o qualcosa di simile. No, sono tutti pelati alla Hitman. Esatto, ma è bello perché io li prendo in faccia e non fanno una piega. Oh, adesso hai fatto una piega. Io sono bravo a spezzare i colli in sto gioco, eh. Lo dico già. Trova un modo per finire. Farlo, troveremo. Boom! Col sedere in faccia. E qua ti spezzo il ginocchio. Sì, da me subito. Cos'è successo adesso? Cos'è successo? Ah, ok. Pensavo. Che... ma va. Belle texture comunque sul braccio, mi piace. Sì, certo. Vabbè, chi se ne... Io mi nasconderei un secondo, eh. Io mi nascondo dietro di lui. Oddio, ma ci va anche di me, lei. Oh, ah. Pierce, okay, non in mezzo alla mira, però. Chiedo assistenza medica. Come si fa? Vai. Tieni pronto. Sei inceppato. Sono...
Ho scoperto che nasconderti dietro le casse di legno non è una buona soluzione. Aia, muoio. No, no, devo prendere le... il quest. Sei ceppata? Muorici, schifoso. Ecco. Boom, via. Fatality, tra l'altro. Fatality. Ma andate a cagare. No. Bad ass. Ma... boom, ginocchia. Sì. Sì, anche perché comunque le mosse da melee, cioè, sono belle per un po' anche variare il combattere, no? Non si spara sempre. Sì, in GTA hanno un po' introdotto che c'è anche lo schivare così, però alla fine è sempre quella roba lì. Ah sì, è vero che in GTA c'è tutto un sistema di combattimento per i pugni. Sì, perché c'è lo schivata, la schiva pugno. Da questa parte, te. Mai rotto la schiva. Ah, l'ha dovuto proprio spezzare il collo in allegria. Di cattiveria. Che spara? Ah, là spara, oh mio Dio. Oh... non sa lisciuto io, eh. Ah, lei sa lisciuto. Ah, ma aspetti, mi sa che... stai dimenticando la cosa più importante, mi sa, eh. Cioè? Venga qua, dove spammi indietro dove sono io. Aspetta. Ne ho un po' addosso. Non mi spari, eh. Venga dove indietro. Indietro, scusa, dove sono un po' in casino. Allora la prendo io, la prendo io. Prendi il minigun. Giusto? Sì. Mi sono dimenticato di quello. Oh mio Dio, sono lentissimo. Per quello. Anche. Effettivamente arrivo che sono tutti morti, li avete detto di tutti. In realtà sto facendo leggermente fatica e non so perché ho ucciso il mio. Perché ne prendo un altro. Mio Dio. Corri, dai. Corri. Ma Pierce è qua dietro con me. Lo vuoi tenere un po' tempo. Comunque io non vedo l'ora di avere i proiettili incendiari nel mio mitra, perché aggiunge un po' di... un pizzico di... sì. Di varietà. Effettivamente non ci ho mai fatto caso, non ci ho mai dato troppa importanza. Scusa, uno scudo umano si fa lei, e poi gli sfonda. Perché se no già così sto morendo, sto... Via. Aspetta, se... ho il fucile, sì! Quello nuovo? Sì, ho il fucile... e mo? Bello. Ah, bisogna tornare lì. È l'ufficio del direttore. Non è questo l'ufficio del direttore? Perché ne arrivano altri. Ciondi. Ah, dobbiamo... smette di giocare. Bravo Pier. Aspetta, guarda se posso darti la... aspetta, eccola, prenditi la minigun. Dov'è? È qua per terra. Qua dove? Lì per mezzo, non la vedi? Qua. Io? Qua. Qui. No, non ce l'ho io. Ah, allora... vabbè, le cose belle nelle coppe mi sono dato... vedi. Madonna, ma quanti sono però? Oh. Vaffanculo. Ci muoviamo. Ok. Dai. Che dice Shombi? Ce l'abbiamo fatta. Fatta! Sì! Yes. Pugia, non ho ben capito cosa abbiamo fatto. Abbiamo preso un edificio, credo. Ah, io ho ancora questo, ma che bello. Ma... quindi io penso che... per oggi dai, io direi che basta per oggi. E basta. Basta. Ma la prendiamo con una mano sola, com'è possibile? Perché siamo forzuti. Comunque dai, per oggi l'appuntamento di oggi può finire qua. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre qua con Shaganer da Zupoli. Ciao a tutti.